Continuare con l'arresto dei familiari di Messina Denaro è la strada giusta. Bloccare i suoi contatti con i parenti significa rendergli più difficile la latitanza. È così che l'ex procuratore capo della Repubblica di Marsala, Alberto Di Pisa, commenta l'ennesima operazione antimafia messa a segno ieri nel territorio del Boss e culminata con l'arresto di altri 22 presunti fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro. Io penso che manchi davvero poco alla cattura, poi aggiunto l'ex magistrato. Io credo che si sia cominciato a stringere intorno a Messina Denaro. Anzitutto due anni fa con l'arresto dei familiari che erano quelli che poi mantenevano i contatti con la sorella di Messina Denaro. Giorni fa è stata condannata dal Tribunale di Marsala. Anche ieri sono stati arrestati i familiari. Anche ieri i familiari che sono quelli che ovviamente su cui Messina Denaro conta, di cui si fida, e quindi già togliergli questa possibilità gli rende più difficoltosa la latitanza. Io credo che prima o poi insomma, dovrebbe essere catturato, così come è stato per tutti i suoi predecessori, cominciando da Michele Greco, Riina, Provenzano, quindi anche per lui credo che il momento verrà, e anche non credo in tempi molto lunghi. Occorre distinguere l'antimafia reale dall'antimafia di facciata, poi aggiunto l'ex procuratore capo di Marsala. La lotta alla mafia, quando viene fatta effettivamente come lotta alla mafia, dà i suoi risultati. Io ho fatto parte del pool antimafia con Falcone e Borsellino e allora devo dire che dei risultati si sono ottenuti. Abbiamo fatto un maxi processo con 700 imputati, tutti condannati e confermati poi in Cassazione. Se poi si deve fare un'antimafia di facciata, quella che io in un articolo ho definito la mafia dell'antimafia, allora i risultati non ci saranno. Questo, insomma, poi pensi che alcuni collaboratori, ricordo Presidente Campanella, che era un politico tra l'altro di Villa Abate, ci ha detto che quando si organizzavano gli amministratori i convegni antimafia, seminari antimafia, chiedevano prima il permesso a Provenzano, che doveva dare il nulla osta a fare questo l'incontro con antimafia. Quindi già questo ci dice come bisogna distinguere da un'antimafia reale e un'antimafia insomma di facciata che non porta a nulla. I risultati fino ad ora ci sono stati. Naturalmente io credo che il fenomeno mafioso, che si possa debellare del tutto, non è un obiettivo che si potrà raggiungere di recente. Importante intanto è tenerlo sotto controllo e credo che questo lo Stato lo stia facendo.